Buongiorno gente! Oggi vi accolgo con un Get Ready With Me. Eccoci! Mi fa strano essere tornata. Come al solito non me lo fate dire troppo ad alta voce perché tanto non so cosa potrebbe succedere dall'oggi al domani. Devo fare ancora colazione. Biscotto? Ci tenevo a farlo adesso questo video se dovevo minimamente tornare. Sicuro l'ho girato questo weekend che è l'ultimo di settembre perché da lunedì la sottoscritta compie 32 anni. Se devo dire la mia, iniziare questi 32 anni li inizio veramente con gli acciacchi perché contate che mi sono ritrovata lunedì mattina che ero bloccata a letto. Poi, gente, in più ho gli occhiali, cioè vale a dire sempre occhiali da riposo, però da 10 sono passata a 9 decimi. Ta-dam! A me piacciono un casino. Terzo e ultimo step, gente, io sono sotto cura di ferro perché ho fatto le analisi, causa dolori continui di gambe, devo fare una bella curetta. La dottoressa mia di base ha preferito darmi delle bustine che però voi dovete mischiare assolutamente o con un succo d'arancia o con un frullato, gente. È un po' scomodo. E poi soprattutto la cosa più brutta è che ho scoperto che devo prendere questa cosa lontano dal caffè. Quando l'ho sentito volevo morire. Per finire, i dolori delle gambe sembrerebbe che io devo per forza ricominciare a fare palestra. È una cosa negativa, gente, perché teoricamente io volevo iniziarmi a rifare i tatuaggi. Iniziamo perché sennò qui chiacchiero, 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 poi ovviamente qualcuno dice, vabbè, pure il trucco mette. La base l'ho già fatta e come al solito sono andata a ricadere sul mio amato, amato e adorato Fenty Beauty. Vedete questa leggera lineetta? Io sono arrivata qua. Quello che più mi interessa dirvi è che oggi mi truccherò con voi con un nuovo acquisto. La motivazione del perché sono sparita, gente, semplice. Mi sono voluta dedicare interamente al lavoro. Punto, stop. Niente di più e niente di meno, gente. Vado a prendere la palettina di Huda Beauty, la Warm. Io tutte le palettine di Huda Beauty amo. Vado a prendere questo colore qua, che è un colore neutro, che sono contenta perché mi hanno rinnovato. Non mi fanno il contratto ovviamente a tempo determinato o indeterminato, però gente, io sono arrivata, l'ho spiegato pure a Paola e pure a Lidia, perché sono contenta lo stesso che mi hanno rifatto di nuovo lo stage. A me mi interessa solo che non mi fermo e che continuo a lavorare. Se devo fare un excursus della mia vita, il mio amore più grande ovviamente è stato Federico, l'avete potuto intravedere e soprattutto tramite Instagram l'avete visto di sicuro di più. Per dirvi che 7 anni di storia sono finiti causa un tatuaggio, gente, ma ora ditemelo, non vi fareste una grossa risata? Mi sono ritrovata a fare il mio tatuaggio dedicato ai nonni. Tu non hai mai pensato che con un tatuaggio non mi saresti più piaciuta? Adesso io sono in una situazione dove, cioè, come sento qualcosa che non mi piace, preferisco chiarirla subito. E in quel momento, gente, ci ho avuto una rabbia in corpo che non vi potete immaginare. E in quel momento mi sono resa conto di quanto stavo veramente con una persona che voleva la classica bambolina di porcellana messa lì e che doveva fargli da appoggio. Quello che più mi ha spaventato in quel momento non è tanto quello che è successo, ma la reazione scatenante. Perché io sono questo tipo di persona, mi fai male in un modo veramente serio che io ritengo importante e soprattutto mi rendo conto che non rispecchia quello che voglio della mia vita, ti cancello. Poi ci ho messo 4 anni per superare questa situazione di Federico, perché io infatti ho vissuto 2 anni un po' così, è subentrato dopo un anno Riccardo, una croce immensa. Adesso mi sto facendo il mio primo anno proprio sola, che sto riscoprendo la mia verginità, detto chiaramente. E non mi va nemmeno di intraprendere follie. Io sto tanto bene nel mio mondo, non mi interessa proprio come mi è stato consigliato che va con qualcuno, divertiti oppure fai quello, fai quello. Non è così. Io
Per superare certe cose ci vuole tempo e soprattutto ci vogliono le proprie modalità, che solo stando da soli si capisce qual è. E chiudo. Allora, gente, io ho già fatto la piega qua. Vado a provare con voi il nuovo acquisto del momento. Cioè, ragazzi, è stupenda. Guardate che bella davanti. Sono stupendi. Nota negativa è che l'altro giorno hanno postato la terza palette totalmente color nude. Io, gente, spero faccia schifo, perché se è bella, me partono altri 60 euro. Devo dire che Huda Beauty c'ero molto scettica, eh? Ero uscita ovviamente con queste palettine piccole. Poi, come ho comprato le prime due, mi sono innamorata del tipo di ombretto, perché, gente, voi potete notare come è un tipo di ombretto che andate a prelevare e non sgrana. Con poco tempo, io già ho una grande scrivenza, ma poi mi basta poco per fare da un trucco magari esagerato a un trucco prettamente naturale, però che si vede che c'è il trucco. E poi lo riscontro che comunque piace il tipo di ombretto, perché al lavoro tante volte mi sento dire: mamma mia, Leti, che trucco che ti sei fatto, oddio che bello. Ora mi rendo conto che magari come trucco non è che sto facendo una cosa super complicata, estrosa e cose varie, però gente, è giusto per farvela vedere in azione, è giusto per tornare con un Get Ready With Me. Allora, ho già fatto la mia linea di matita perché adoro proprio. Poi, per completare, mi voglio andare a prendere un altro colore, magari un po' più intenso. È un periodo che faccio sempre così per completare i trucchi e per fare la parte un po' più intensa, scura in fondo. Come al solito, utilizzo la mia matita di Sephora perché ci metto 3 secondi, gente, poi non lo so, è una matita che mi ha rapito il cuore. 4 volte ho finito la matita. Ok, qualcosina ve l'ho raccontata. Poi in più, come ho detto, devo fare un po' di tatuaggi. Quest'anno sono decisa. Da ottobre inizio, perché sto aspettando lo stipendio. E già ho deciso che mi voglio fare. Voglio tatuarmi la costellazione nel segno della bilancia. Devo essere sincera, a forza di vedere, sicuro la seguite, Ila Makeup, e questa ragazza qui, lei sul polso c'ha la costellazione sua, e a forza di vederlo ho detto: certo che però è carino, è proprio carino da vedere. Poi, come sapete, voglio fare il tatuaggio dedicato a Derek. E infine, gente, il tatuaggio che mi devo fare, già prenotato e già dato l'acconto, mi partiranno poi in finale 300 euro, è un tatuaggio che devo fare qua. Sì, è un tatuaggio che deve andare a coprire il vecchio tatuaggio che avevo fatto con i miei amici. Lo vado a coprire, gente, perché purtroppo quest'estate le mie uniche ferie, che sono state di 2 settimane, sono state vissute veramente di merda perché decido di non andare al mare, per farvela in breve. Vado a grotte, così sto con loro, visto che tanto che non li vedo, visto che comunque mi hanno fatto notare che non andavo più a grotte da quando ho iniziato a lavorare. E alla fine mi rendo conto che ci sono stati dei cambiamenti, giustamente, che sinceramente io vado ad accettare fino a un certo punto, vale a dire, prima che arrivasse l'estate e le uniche volte che ti ho telefonato io per sapere come stavi e soprattutto per interessarmi perché aveva una situazione al momento familiare un po' difficile, che andavano a caricare la situazione familiare loro e soprattutto del marito, che non era altro che anche il mio amico, ti ritrovi che per 4 mesi non te se cagano e soprattutto non ti scrivono manco un ciao come stai, anzi, cosa alquanto comica, sentivo più il marito di lei. E se poi devi andare a contare che sei una persona che non ti piace stare al telefono, non ti piace scrivere messaggi, non vuoi parlare al telefono perché ti pesa e cose varie, per cose tue e va bene e soprattutto perché hai tante cose da fare nella tua vita, diciamo che Letizia arriva pure a capirlo e dico: va bene, ok. Fino a che non ti rendi conto che qualcosa sta cambiando e soprattutto ci sono situazioni dove lei inizia ad attaccarsi a un'altra persona. Mettetela come volete, sto facendo la ragazzina, sto tutto quello che volete. Quello che vado a criticare non è: stai più con lei, a me non mi caghi più e via dicendo.
rinuncio a delle cose per stare con te e soprattutto stai a parlare con me, non è che stai a parlare con un'estranea, stai a parlare con quella che teoricamente dici essere la tua migliore amica e soprattutto sa che hai due bambini, soprattutto due bambini del quale io impazzisco. Io poi adesso sono il tipo che le cose te le venga a dire in faccia e come ho detto al marito, tranquillo che tanto per stronza ci passo io, quindi è andata, alla fine cosa succede? Letizia aveva ragione. Io a sto punto a te non te servivo più. Ora, sinceramente, gente, porca troia, cioè, io sono un soggetto che non è che se mi metti da parte mi incazzo, anzi, io sono proprio il tipo che quando ti interessa Letizia c'è. Però non mi piacciono le prese per il culo. Quello che dici essere la tua sorellina e che la porti a fare un tatuaggio e teoricamente, gente, io devo essere sincera. In quei famosi 4 mesi, pure io di mia spontanea volontà ho detto: vabbè, sai che c'è, non mi faccio sentire manco io, voglio vedere come va a finire. In 4 mesi ti ritrovi lei che ti manda la pubblicità da Stenom e manco un ciao tra un po'. Poi io alzo la cornetta per sentire come stai e soprattutto alzo la cornetta per parlare con una persona che odia stare al telefono. Quindi tu immagina che quando senti il pronto è un pronto di una persona scazzata. Quindi almeno per come sono io, quando dico pronto, perfino a quelli della Vodafone, gli dico pronto! In più sono io che devo fare le cose. Allora, teoricamente il gruppo è costituito da voi, paesello, con me. Di Roma. Una cosa ho sempre chiesto a loro, una, quando dovete fare le cose, fatemelo sapere perché mi devo organizzare e qui applico la teoria che mi ha detto la mia collega, nonché superiore Paola. Il mio tempo è prezioso e sinceramente adesso se lo devo organizzare lo organizzo, perché se tu hai potuto procreare e fatte una famiglia, io no, a questo punto Letizia non è più Letizia 2017 che dice non posso farmi una famiglia, non ho dei figli, mi sento non realizzata, anzi adesso sapete che c'è? Letizia fa una cosa bella, una cosa che teoricamente, gente, dovreste imparare ad applicare anche voi se state nella mia stessa situazione. La vita vi ha riservato questa cosa di dire che per ora siete così, avete solo un lavoro, magari vivete ancora voi vostri, avete soltanto queste possibilità? Godetevele, godetevele, gente, perché se io devo diventare come una persona che ha invece una famiglia, i figli, problemi da fare, casa da pulire, cose varie, ed è stressata, gente, perché sembra che sta gente è tanto contenta, ma poi gli rode il culo dalla mattina alla sera ed è stressata. Beh, gente, sapete che c'è? Io invece ho questa fortuna e me la godo in pieno. Tu me ne potevi parlare, tesoro mio. Io a Grotte ci sono venuta. In 2 settimane noi 5 volte ci siamo visti. Non sei riuscita a prendermi e a dirmi: Letizia, siediti un attimo che dobbiamo parlare perché ci sono dei cambiamenti e soprattutto io non vedo più le cose come prima. Anzi, ti devi vedere l'immagine della tua migliore amica che ti guarda, fa spallucce. Gente, fa spallucce e ti dice: io l'ho presa tanto nel culo. Non è per colpa tua, non è per te, non hai fatto niente, ma io non mi fido. Sai che c'è? Ma io mi posso sentire di questo? Dopo 2 orette, ma nemmeno un'oretta di discussione, ho preso, sono andata dai pupi, li ho salutati. Dio solo sa se mai li rivedrò. Sono tornata in sala. Ho salutato rispettivamente marito e moglie, ma io esco, esco io. Sai che c'è? Sai che nuova c'è? Letizia, per sua fortuna, perché adesso lo voglio dire, per sua fortuna ha solo due pensieri nella vita, la famiglia e il cane. Basta. Io mi dedico per chi mi vuole, basta. Non soprattutto mi viene a dire che il tatuaggio, ci credi, è una stronzata. E proprio per questo, ragazzi, mi devo coprire sto tatuaggio. È stata proprio una fucilata. Quel giorno, meno male, gente, meno male quel giorno che ho parlato sia con i miei che con Lidia. Perché io quel giorno avevo gli attacchi d'ansia, ragà. E quello che mi dispiace è che non vedrò più i due piccoli. Sentirsi dire non andare via, zia Letizia, è stata una pugnalata al cuore.
Quindi, detto questo, raga, ora penso che finirò questo, prendetelo adesso come sfogo di una persona che sinceramente è stanca. Io sinceramente non ho nulla da rimproverarmi, forse solo una cosa. Potevo veramente arrivare al, che vi posso dire, al secondo mese e dire: ragazzi, tutto bene? Eccoci qua, trucco finito. Ok, gente, io penso basta perché vi ho rintronato con questo video. E per completare sulle labbra, questo nuovo rossetto di MAC, che è Sea Sheer. Questo colore mi piace molto perché è un rosso molto leggero. Ok, allora vi faccio vedere due piccole novità, poi prossimamente magari vi faccio un Get Ready With Me. Oh, lei, ovviamente l'ho presa, gente, cioè voi sapete quanto amo il viola e dovevo acquistarla, questa palette era mia. Palette di Dose Makeup. Questa palettina, come sapete, è in collaborazione con la Dose Makeup, è una ragazza che praticamente è famosissima su Instagram. Guardate quanto è bella. Quei due ombretti sono veramente belli, 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 belli. L'unica nota negativa della palette, non si chiude. Quindi non è magnetica, vedete? Vi faccio vedere il make-up con la palette di Huda Beauty. Mi piace tantissimo. Gente, a sto punto io vi saluto che esco, vado a fare un paio di giri, mi porto la bestia appresso. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!